I will present you the second architect from Italy, Marco Chiuto. Please. Mario Chiuto is an architect, principal at MOA, Mario Chiuto Architecture, based in Cosenza, Rome, and Beijing. Focuses his work are cultural identity, innovation, and sustainability. Well, he's very active in international dialogue, especially between Italy and China. And as ambassador of the Italian European building culture in the world, he received several important awards. From 2011, he is a mayor of the city of Cosenza. Please enjoy the conference. Io parlo in italiano, quindi se va bene, se no, se c'è qualcuno magari che può fare. Ah, benissimo. No, fa sempre piacere trovarsi in contesti come questi quando si parla di progettazione consapevole, la dico io, non parliamo più di progettazione sostenibile, architettura sostenibile, perché ne stiamo parlando da tanti anni, ormai Marco, voglio dire, ci troviamo spesso, diciamo, in contesti come questo. Ma una progettazione consapevole è appunto quella che parla di scenari attuali, quindi è quella che si rifà alle esigenze rinnovate dei cittadini di oggi, ma guardando anche a quelle che sono le prospettive e quelle che saranno le necessità delle generazioni che verranno dopo, quindi con un occhio proprio alla conservazione delle risorse, del territorio, di tutte le altre risorse, ma anche con un'accezione più ampia. Qui voglio dire, è anche di nostra concezione il poliedro che qui è presentato, che racchiude proprio così in un caleidoscopio questa concezione, ecco, non tanto più modaiola oppure legata a questo, perché l'architettura è sempre sostenibile, altrimenti non è architettura. L'architettura, voglio dire, si rifà alla vita, contiene la vita e nello stesso tempo è la vita, quindi in qualche misura questa accezione più ampia, molto più ampia, legata ad un concetto di sostenibilità allargata, che è proprio l'architettura consapevole, è insito, diciamo, in questo caleidoscopio, in questo poliedro, che racconta come già dal passato, per tutte le scale di architettura, dalla città, questo è un esempio, questo è un progetto che abbiamo fatto tanti anni fa, su un distretto della città di Pechino, commissionato appunto dalla municipalità di Pechino, che aveva l'esigenza di fare intorno a Pechino 12 aree urbanizzate per contenere questa espansione, questa necessità di tante persone che vivono alle periferie di Pechino e che oggi si recano alla città, di organizzare, diciamo, un contesto molto più sostenibile. Quindi un'accezione più ampia legata a quelle che erano nel passato le buone pratiche urbane cosiddette, con un filo, diciamo, anche legato al tempo, diciamo, no? Molte poche per la realtà città italiana negli ultimi 40-50 anni hanno praticato queste buone pratiche, ma sono buone pratiche che si rifanno alle esigenze dei cittadini, che quelli appunto che vivono la città come pedoni, che vivono la città negli spazi pedonali, nelle piste ciclabili, nelle aree verdi, con le esigenze, diciamo, di mobilità che sono oggi sempre più pressanti all'interno della città. Quindi questi studi, che hanno, in questo caso era una città di 70-80 mila abitanti, un piccolo distretto alla periferia di Pechino, dove vivono allo stato famiglie di contadini nelle situazioni anche più difficili, insieme agli, come vivevano in Italia, diciamo, negli anni 40, anche, voglio dire, in situazioni molto poco accessibili per alcuni contesti. Ecco, noi avevamo due strumenti a disposizione: uno sono gli strumenti, diciamo, di questa progettazione consapevole, ormai pratica consolidata, diciamo, nella progettazione europea, l'altro l'ascolto di queste persone, dei committenti, che ci portava appunto a relazionarci rispetto ad alcune situazioni anche relative al contesto. In questo caso c'erano per esempio dei canali, se andiamo avanti velocemente, dando questo un esempio dei canali già esistenti,
sui quali poi abbiamo creato questi viali diffusi, questo centro diffuso con i corridoi verdi, con un mix di funzioni e di tipologie legate appunto alle attività che erano attività direzionali, attività commerciali, ma anche attività residenziali. È una città vissuta, è nata da una struttura verde, cioè non con l'elemento verde come elemento di risulta, diciamo, dalla progettazione, ma come elemento strutturante della città, che poi veniva declinato in queste varie voci, dai corridoi verdi alle aree verdi, alle strade, quindi alla gerarchia delle strade, con tutte le varie funzioni, il mix di funzioni e di tipologie di cui facciamo sempre riferimento, che ha voluto anche nelle città italiane degli ultimi 40-50 anni dividere le città in zone monofunzionali, che hanno portato alle negatività che tutti conosciamo, perché laddove ci sono spostamenti poi di persone che vanno, si recano dalle zone commerciali, per esempio alle zone residenziali, e quindi creando traffico, congestione urbana, inquinamento ambientale. Oggi andiamo a recuperare tutta questa serie di situazioni che si sono verificate negli anni con dei criteri che sono questi, legati ad una progettazione consapevole che si affida ovviamente alla sostenibilità, che voglio dire, considera da un lato quelle che sono le pratiche ormai consolidate, cioè riconoscibilità urbana, accessibilità, mobilità sostenibile. Questo è un sistema, diciamo, di trasporto. Tutto questo studio è stato pubblicato da Electa Mondadori nella prima parte, non so se aveva in parte collaborato anche Marco per altre aree, ma c'era Sandro Favero. Questo discorso della griglia, che pure questa è una stradale ripresa appunto dalla pratica anche consolidata della progettazione occidentale, così da come quella orientale, da quello che era l'osservazione anche delle aree avanti, la città alta e la città bassa, con tutti quelli che sono gli elementi anche di studio rispetto alle ombre, ai venti. Ecco, questo è un progetto invece a Tianjin, una città vicino Pechino, di circa 10 milioni di abitanti. È un progetto che è stato presentato anche con installazione insieme a Mimmo Paladino, che è un coautore, diciamo, della parte artistica, alla Biennale di Venezia di qualche anno fa. È un'area che è molto ampia, che doveva essere recuperata da un sito di un'ex acciaieria. Anche qui ci siamo posti con due modi: da un lato, considerando tutto il contesto dei venti freddi, dalle strade di nuova costruzione che esistevano, la vecchia ciminiera per recuperarla, a quelle che erano poi anche i concetti del giardino italiano che i committenti cinesi in questo caso volevano. Loro ci chiedevano di fare un giardino italiano, nel senso, nel loro immaginario era un giardino con le sculture rinascimentali, diciamo, con le varie prospettive, con tutti quelli che sono i concetti tipici, diciamo, dell'immaginario cinese rispetto a quello che può essere un giardino italiano. Gli abbiamo spiegato che in realtà non potevamo riportare, diciamo, in vita un giardino italiano, potevamo declinarlo, diciamo, in una chiave contemporanea, quindi dall'osservazione poi di tutte quelle che erano le situazioni del contesto, che qua poi sono riassunte, ma non mi dilungo a raccontarle tutte. Abbiamo creato poi, ovviamente, abbiamo riportato in vita anche quelli che sono i concetti tradizionali del giardino italiano, che va dal Rinascimento al Settecento, ma anche al giardino contemporaneo, dalle prospettive al giardino che nasce solitamente anche su un terrazzamento tipo bobole, per intenderci, una struttura centrale che c'era con la villa, in questo caso è la serra, che il giardino italiano nasce sempre su una villa, il bosco sacro, la serra. Va bene, sì, quella adesso poi è una suggestione su ampia scala che ci ha guidato poi, diciamo, alla fine, perché quasi veniva come parte suggestiva sul disegno dei tracciati, e che crea, diciamo, tutti questi elementi di concetti virtuali. Vedete la serra poi declinata anche, diciamo, nella chiave di sostenibilità, con tutta, ecco, il parterre, il bosco sacro, ecco, tutti questi elementi che sono poi gli elementi che abbiamo creato per il terrazzamento, quindi portando il giardino su più livelli,
dove si creano degli elementi ipogei che vengono poi studiati anche da un punto di vista della sostenibilità, anche della parte, diciamo, di utilizzo interrato di questa struttura. Andiamo avanti, sì. E poi la declinazione di queste forme in questa suggestione, diciamo, delle, delle linee della Venere che viene fuori su questa scala. Molto. Vai avanti, questa è la sera centrale con il Parterre. Vai avanti. C'erano le sculture di Mimmo Paladino, vai avanti. E questa è stata l'installazione che poi abbiamo portato alla Biennale con i dormienti di Paladino, queste immagini che raccontavano proprio il giardino italiano declinato in questa progettazione. E poi anche all'Expo a Shanghai. Questa è, adesso, vabbè, questa è inutile che la raccontiamo perché qui in realtà è questo lavoro che stiamo facendo insieme a Marco, noi ci stiamo occupando degli spazi aperti, delle piazze, stanno, ho visto che è raccontata molto bene, diciamo, nelle immagini che vengono fuori. Ecco, questo è un tentativo importantissimo perché è quello di, appunto, di riportare alla vita tutti gli spazi, ma in realtà poi vuol dire anche e soprattutto per quando ci riguarda gli spazi aperti con delle coperture e renderle poi funzionali per diverse attività. Avanti. Andiamo. C'è un gioco, diciamo, di assemblaggio, ma questo, visto che è descritto anche in più tavole, quindi, anzi, faccio i complimenti a Marco per l'installazione complessiva di questo padiglione. Vai avanti. Avanti. Questo è il lavoro all'Expo Shanghai, in questo nuovo padiglione, questo concorso di cui parlava Marco prima nel suo intervento. È un progetto che nasceva da questi capannoni degli anni '80, non avevano grandi caratteristiche, ma il progetto era appunto di recupero e di rifunzionalizzazione in una chiave ovviamente di riutilizzo di questi spazi da allestire con varie strutture espositive. Ovviamente ci siamo riproposti, vedete, i capannoni sono tre capannoni più una tettoia, quella tettoia è stata in qualche modo demolita, è stato creato un accesso molto riconoscibile con tutto un nuovo corpo, diciamo, all'interno, e poi è stato rifatto lasciando i capannoni esistenti, che il progetto era appunto un concorso sul recupero, lasciando questi capannoni che esistevano, che erano capannoni degli anni '80, e rivestendoli con questo materiale, con questo cotto, lastre di cotto di Sannini, che sono state poi traforate con un laser e che riprendono la tradizione anche dei pavimenti vietresi come disegno, che sono state riassemblate e sono state montate con questa facciata strutturale che crea questo effetto, anche usando il cotto, di una struttura molto leggera che poi di notte si retroillumina e quindi diventa anche riconoscibile. Quindi un edificio che adesso è stato in questi mesi, pare che ci sia una sarà di nuovo rifunzionalizzato come uffici, ma che vedete qua c'è la prima parte, questa prima parte anteriore che è stata svuotata per consentire questo filtro fra la piazza e l'edificio, dove ci sono poi qui in questo corridoio svolgevano le file per l'ingresso nei padiglioni. Quindi questo è appunto un edificio che è stato ripreso con queste funzionalità e sempre con questi concetti legati alla sostenibilità, che, come dicevo prima, si declinano dalla scala urbana, quella anche piccola del singolo edificio, l'accessibilità, la riconoscibilità, la possibilità di un uso anche molto flessibile, diciamo, di questi spazi, il riutilizzo, vedete anche i carriponti, alcuni carriponti che c'erano all'inizio sono state poi riutilizzate per riallestire poi gli spazi all'interno, gli spazi espositivi, anche con una flessibilità d'uso, cioè consentendo più saloni espositivi. Questo alla fine è l'edificio che adesso, come ripeto, sarà riutilizzato con un'altra funzione. Questo è il poliedro che vedete, che era riportato però con le città italiane. Questo è il Ministero dell'Ambiente a Pechino, è un edificio che è stato realizzato pure qualche anno fa,
che anche questo voglio dialogo con il contesto urbano, dialogo anche con il paesaggio urbano circostante. Diciamo, questa è una facciata molto compatta, qui i cinesi ce l'hanno imposto praticamente una facciata, perché è un edificio monumentale, quindi volevano che facessimo quella facciata, quindi abbiamo avuto modo, diciamo, di volevano una facciata con una pietra importante, molto riconoscibile, ma soprattutto piatta, come sono gli edifici cinesi. È uno di quattro edifici, diciamo, governativi, e quindi poi siamo riusciti a convincerli per modificare, diciamo, questo volume che loro avevano pensato e declinarlo in funzione anche del contesto. Quindi questo è una facciata che da nord è abbastanza chiusa, ci sono queste feritoie che poi anche all'interno, intanto sono utili perché ci sono gli uffici che vengono utilizzati all'interno di quattro edifici, ma poi soprattutto è uno schermo anche contro i venti freddi. A nord è un edificio molto funzionale, da un punto di vista anche vivibile, proprio per quelli che sono all'interno, perché ci sono due grandi corti, non so se si vedono, ovviamente vengono fuori anche queste dalla tradizione nostra occidentale, avete delle corti con degli specchi solari che si orientano e poi riflettono i raggi del sole, li riportano in questi lampadari solari, e la luce del giorno, che a Pechino non è proprio il massimo, diciamo, dal punto di vista della condizione di luminosità, per tutta la giornata e per tutte le ore di lavoro è come restare in un ambiente molto aperto, quasi, voglio dire, nelle corti interne si sviluppano, quindi c'è una sensazione diversa rispetto a quella degli uffici a cui noi normalmente siamo abituati. Vedete, sono alcuni particolari delle scale, vedete gli specchi che sono stati montati in copertura, ovviamente ci sono in questo edificio tutta una serie di attenzioni, diciamo, alla sostenibilità dei collettori solari, ai pannelli fotovoltaici, ai light shelf, ci sono gli impianti che sono interni, che tecnologici, che sono stati studiati per ottenere il massimo risparmio energetico, quindi c'è una attenzione molto importante anche a questi particolari. Questi sono altri edifici, mi dicono che siamo alla fine, vedete, altri edifici dove anche l'integrazione, la parte, diciamo, della sostenibilità energetica è pensata insieme allo studio dell'edificio, e quindi, voglio dire, non è una... Andiamo avanti. Sono vari esempi, insomma, anche di piccole architetture, per far capire come queste architetture, ma diceva bene prima Marco, questa attenzione alla sostenibilità, quindi a questa progettazione consapevole, si può declinare dalla scala urbana, ovviamente, alla scala anche più ridotta del singolo edificio. Questo perché le città hanno bisogno oggi più che mai, anzi, voglio dire, hanno bisogno di correttivi rispetto a tutto quello che è stato fatto negli anni passati, correttivi che hanno disastrato, cioè hanno portato le città ad avere delle situazioni che oggi hanno dei costi anche in termini proprio sociali, voglio dire, perché abbiamo zone popolari senza nessuna riconoscibilità, senza nessun mix di funzioni, di tipologie, mentre avevamo i centri storici che in qualche modo sono esempi da questo punto di vista di una progettazione che era una progettazione forse più spontanea ma anche più consapevole. Grazie. Thank you, Mario, for your presentation.